Vocazione, comunione e missione. Per Papa Francesco sono le tre parole che dovrebbero guidare i genitori nella trasmissione della fede alle nuove generazioni della città di Roma. Lo ha ricordato domenica sera a 20.000 tra catechisti, sacerdoti, operatori pastorali e soprattutto genitori incontrati in piazza San Pietro per l'apertura del convegno ecclesiale della diocesi di Roma. La città, anche a seguito delle ben note vicende, ha esordito Papa Francesco, facendo riferimento alle inchieste sulla corruzione nell'amministrazione, ha bisogno di una vera e propria rinascita morale e spirituale. La nostra città deve rinascere moralmente e spiritualmente, perché sembra che tutto è lo stesso, che tutto è relativo, che il Vangelo è sì, una bella storia, delle cose belle, è bello leggerlo, ma rimane lì un'idea e non tocca il cuore. La nostra città ha bisogno di questa rinascita. Per questo è fondamentale l'impegno educativo dei genitori verso figli oggi sottoposti a colonizzazioni ideologiche che avvelenano l'anima e la famiglia. La vocazione dei genitori è la chiamata ad amarsi totalmente senza riserve, cooperando con Dio in questo amore e nel trasmettere la vita ai figli. E comunione è crescere nelle differenze tra uomo e donna, una diversità che è anche complementarietà, e così far crescere anche i figli.